Ben ritrovati. Oggi volevo condividervi in questo video i dati che ho raccolto durante questa settimana utilizzando il Garmin 245 e il Garmin 735 XT per mettere a confronto il vecchio chipset GPS con il nuovo del 245. Per poterli confrontare ho impostato entrambi gli orologi con GPS più GLONASS, in quanto il 735 non ha il Galileo, e ho indossato entrambi gli orologi durante tutti gli allenamenti. Li ho provati fondamentalmente correndo 1 chilometro lungo il Prater, dove il grande Eliud Kipchoge ha chiuso la maratona sotto le 2 ore. Avete presente quel magico momento? Evento a cui non potevo assolutamente mancare. Poi l'ho provato anche in un fartlek di 20 volte di 45 secondi veloci e 45 secondi lenti in un percorso vicino casa, per poi provare al campo di atletica. Lo so, sì, è vero, i GPS non si comportano bene in pista, ma a parità di condizioni ero curioso di capire quale fosse il più preciso dei due. Poi li ho provati anche al Belvedere Park, dove il giro è un po' più lungo, circa 700 metri, e per finire in un giro più grande in un percorso in città. Tutto questo perché mi è stato più volte chiesto un confronto e anche per verificare quanto si dice nei vari forum, blog, eccetera, che nuovi chipset della Sony consumano meno batteria ma a discapito della precisione. Per cui procediamo per step e partiamo subito con il verificare i dati alla Prater, che è un percorso che ha i chilometri tracciati, quindi come vi dicevo ho percorso 1 chilometro lungo il viale, che tra l'altro è un viale alberato, ma in condizioni però di cielo sereno. Quindi partiamo all'altezza di 1 chilometro, che è questo, e ritorniamo indietro dove c'è appunto la scritta di Eliud. Ok ragazzi, siamo qui, la partenza. In questo caso è stato l'arrivo perché abbiamo fatto il chilometro al contrario. Vediamo quindi il confronto in termini di informazioni generali raccolte, cui come si vede la distanza è precisa, anche il passo medio. L'unico che mi stupisce è il miglior passo, che ha un 10 secondi di differenza in 1 chilometro. Ecco qui, a parte questa differenza e senza considerare i battiti per minuto rilevati, in quanto non oggetto di questo confronto, i due chipset sembrano abbastanza allineati. Passiamo a vedere allora il tracciato GPS per capire come si sono comportati, tenendo conto che ho corso sul lato sinistro del viale, non in mezzo, e che con il tracciato in verde ci riferiamo sempre al 735, quindi il vecchio chipset, che dovrebbe essere più preciso stando ai vari commenti online, e il rosso invece è il tracciato del 245. Come si vede sembra che il 735 si sia avviato un attimo in ritardo, ma che poi però mantenga più la traiettoria che ho percorso sul lato sinistro della strada. Il 245, soprattutto dopo il sottopassaggio, sembra perdere un po' il segnale, addirittura quasi come se corressi sul lato opposto del viale, ed anche alla fine del percorso sembra tracciare più a sinistra di quanto fossi, quasi fuori la strada asfaltata sotto il viale alberato. Per cui in generale direi che in questo caso il tracciato del 735 XT mi sembra avvicinarsi di più al tracciato che ho in realtà percorso. Passiamo quindi alla seconda giornata di training, per cui il percorso vicino a casa, dopo il corso di fartlek di 20 volte 45 secondi. Siamo all'Arsenale, come vedete è sereno e vedremo come si comporteranno i due orologi qui e i due chip GPS. Comunque qui è bello venire all'Arsenale perché ci sono anche gli aerei da vedere. Per cui se siete vicini vi consiglio, c'è anche un museo. Potete visitare il museo, che sarebbe quello lì, tutto internamente, e poi anche tutti gli aerei. Non è l'unico questo, ce ne sono altri dall'altra parte, insomma, è bello qui da visitare, se ovviamente siete vicini. Per esempio, se venite a visitare il Parco Belvedere, questo è molto vicino al Parco Belvedere, quindi vi consiglio di farlo insieme, come tour. Ed anche qui le condizioni erano di cielo sereno, correndo su e giù per il breve tracciato vediamo cosa succede in questo caso. Dai dati, come vedete, i due chipset si sbagliano di circa 30 metri, e passiamo allora a vedere il tracciato GPS per capire cosa in realtà si è successo. Vabbè, dal tracciato si capisce subito che il 735 ha
tracciato più volte un percorso completamente distante da dove ho corso io, ed in questo caso, anche se per il 245 ci sono tracciature poco precise, in confronto al 785 XT direi che il 245 è stato più preciso, decisamente più preciso. Continuiamo quindi a vedere allora come si comportano i due chipset in pista. Nel campo di atletica dove mi alleno nella stagione estiva, perché in inverno si va nello stadio indoor. Le condizioni erano sempre di cielo sereno, anche se davvero era una giornata, devo dire, molto ventosa. Lo so, in pista i GPS non si comportano bene, ma a parità di condizione vediamo quale dei due si comporta meglio. Le condizioni sono di sereno, quindi non nuvoloso, ma fa un freddo, un vento che non vi dico. A dopo allora, proviamo. Facciamo un paio di giri. In questo caso ho fatto due giri di pista e questo è stato il risultato. Il 245 mi ha segnato esattamente 800 metri, mentre il 735 810 metri. E vediamo allora il tracciato GPS per capire il motivo. Ma allora il tracciato del 245 sicuramente si avvicina di più, anche perché non ho corso sull'erba come sembrerebbe dal 735. E poi guardate qui cosa è successo in curva: il 735 sembra prendere la tangente e mi porta a correre direttamente in sesta corsia, mentre in realtà ero in prima. Lo so, i GPS in pista soffrono molto, ma a parità di condizioni a me sembra che in questo caso il 735 abbia sofferto un po' di più. Continuiamo allora a vedere i nostri dati e vediamo l'allenamento al Belvedere Park. Altro test in condizioni di pioggia. Ma perché a fine settimana deve piovere sempre? In questo caso le condizioni erano decisamente diverse, in quanto pioveva, per cui molto nuvoloso, ed ero al Parco Belvedere dove abbiamo fatto 11 volte un giro di circa 700 metri per un totale di circa 10 km se includiamo anche il percorso da casa. Guardando i dati sembrerebbe che siano stati piuttosto precisi, soprattutto in un percorso circolare, come sappiamo mette a difficoltà il GPS, anche se in questo caso è più esteso rispetto alla pista. Anche qui in generale si vede come il 735 XT in verde sia poco preciso, specialmente nelle curve, e il 245 in generale sembra più preciso ad eccezione dei primi metri e poi per un solo giro dove sembra che sia passato internamente al parco, cosa che non è successa. Per cui mi sembra che per un attimo il 245 abbia come perso il segnale e abbia decisamente sbagliato molto di più rispetto al 735, ma solo in un giro. Per cui in questo caso, ad eccezione del giro sfigato, direi per il 245, direi che il 245 in realtà riflette meglio il tracciato che ho realmente percorso. Passiamo allora a vedere i dati dell'ultimo allenamento in un percorso cittadino di circa 9 km in condizioni di cielo nuvoloso e devo anche aggiungere con il cambio 75 al 35% di batteria. Allora, siamo già partiti con il test, abbiamo fatto circa un po' più di 2 km e mezzo, quasi 3. La condizione comunque è di cielo coperto, guardate. E questa è la situazione. Il Garmin 245 mi segna la distanza di 2 km 740 metri e il Garmin 735 XT mi segna già una distanza di 3 km. Proviamo a continuare e vedere cosa succede più là. Allora, a dopo. Guardando i dati ci sono circa 310 metri di differenza e il passo medio è abbastanza differente. Vediamo allora cosa è successo nel tracciato GPS. Si vede subito come il 735 abbia sbagliato completamente la parte iniziale del tracciato, ma non solo, perché anche proseguendo ci sono delle differenze notevoli, mentre il 245 rispecchia molto di più il percorso che ho fatto. Tra le varie prove questa è stata la più eclatante in termini di errore di tracciatura, per cui lo attribuirei più alla carica della batteria. Non so, fatemi sapere cosa ne pensate qui nei commenti. Ma in generale però, guardando i dati raccolti, non mi sembra che i nuovi chipset siano da meno in termini di precisione. Anzi, in qualsiasi condizione di cielo sereno, nuvoloso, sembrano comportarsi piuttosto bene, persino meglio in certe situazioni come abbiamo appena visto. L'unica volta in cui il 735 ha tracciato meglio il percorso è stato al Prater, che è un po' coperto dagli alberi, per cui sembrerebbe quasi che il nuovo chipset sia meno preciso del vecchio in percorsi coperti, come può essere in via alberato, in un bosco. Andrebbe ripetuto il test più volte prima di confermarlo. Per cui in generale, guardando i dati raccolti, tenderei a fidarmi di più
del GPS del 245. Spero che il confronto vi sia piaciuto, lasciate un like nel caso vi sia piaciuto il video, fatemi sapere se avete fatto qualche prova simile, se anche voi avete raccolto dati di questo tipo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, in quanto molti di voi che vedono i video non sono ancora iscritti. E come sempre vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao.